Ah, è partito? Sì. Allora siamo, buonasera, siamo in compagnia qua stasera di una ragazza veramente speciale, di nome Alessia, una mia carissima amica, di cui c'è anche Angelo che si vergogna a venire, però qua inserisci di Angelo. No, non c'è Angelo. C'è anche Angelo, è bravo, inserisci uno tu ad Angelo. Siamo qua, queste belle serate del mercoledì sera, che dovrebbero essere tutto l'anno, non soltanto l'estate, però insomma ci accontentiamo di questo. Che serate sono? Sono serate vivaci e vorrei conoscere gli organizzatori, ma non perché li devo mazziare, no, perché gli devo chiedere una cosa, perché poi quando sarà il 28 di agosto a San Biagio Resort, praticamente a casa mia, vorrei sapere cosa hanno intenzione di fare, che poi è un buco il chiostro, giusto? Quindi accogliere tutte queste persone, non so se ci riusciamo, però insomma vedremo cosa fare. Ah, Alessia, vieni qua, ci voglio far presentare qualche tua amica. Noi adesso togliamo il disturbo. Ma come? Niente, se ne sono andati. Si vergognano. Chissà che cosa devono andare a fare, Niente, pazienza, va. Stasera non si balla, però c'è bella musica, effettivamente dal vivo è abbastanza apprezzabile da fare. Però posso dire, al momento, tra le serate che sono venuto io, che ho visto io dei vivaci, la più bella secondo me al momento è stata quella lì do Mediterraneo. Per me. E mi sono divertito di più, si ballava, le altre carine pure, però il Lido Mediterraneo è piaciuta di più. Vedremo nel corso dell'estate cosa ci sarà. Per ora un saluto, alla prossima. Ciao! Ciao! Non so che dire! Non so che dire! Vai, proviamo! Non sa che dire. No. Non sa? Pregunta a ella. Se sta preguntando a te che tengo che parlare spagnolo. Ah, Sorrentino! Ciao! È mi primo! Mira, è Jessica! Lei è Jessica. Ciao! Salve, piacere, Jessica. Jessica. Io salvo. Primo preferito. Sì, sei sposato. No, non è il matrimonio che ho. Colpo di scena. Carammata. Sì, eh sì. Uno. Ogni 5 quant'è? Ogni 5 sì, ma non ce l'ho più drinkato. Dimmi Naro. Allora? Semo, dimmi Naro, tutto cosa dimmi Naro. O semo. Tuo fratello è un pazzo. È pazzo, sta scemunendo. È in guerra. Saluta qualcuno, ringrazio. Salutiamo tutti una quanti. Dedica, manda una dedica. Una dedica ad Acireale che è qua e che è nel mio cuore, anche se io sono lontano, tutta Acireale. Poco sudato. Sì. Che lui è un assassino. Che devo fare? Ha fatto una foto che è meravigliosa. Quella è bella, secondo me. Infatti l'ho messo io. Ha fatto una foto che è. Guarda che l'intervista. Quello che ti piace di dire? Allora, io devo dire grazie alla città di Cireale che ha risposto a questa bella manifestazione che è Vivaci, che abbiamo organizzato meravigliosamente. No, posso continuare a parlare? Sì. Devo dire grazie al mio gruppo che è piaciuto molto, che ha suonato stasera, che sono lo Shark. Devo dire grazie ai miei amici che sono venuti qua. Devo dire grazie ai miei fratelli che mi hanno aiutato. Devo dire grazie alla mia fidanzata che mi ha aiutato.
Devo dire grazie alla splendida serata che è riuscita, a parte che in questo momento sta per mancarmi il ghiaccio e quindi sto facendo 2000 telefonate. Però ce la faremo, per adesso siamo a posto, non c'è problema. Ho il mio fabbricatore a posto, ho la telefonata che mi sta arrivando adesso, sentiamo. Aspetta. Eccola qui. Breaking news, vediamo. Ale, mentre mi fanno l'intervista, io ti sto telefonando, tu mi stai telefonando. Portami male tutto il ghiaccio che hai. Grazie, grazie. Tutto il ghiaccio che hai, Ale, tutto il ghiaccio che hai, per favore. Va bene? Ciao. Tutto fatto. Comunque devo dire, comunque, sinceramente, grazie alla serata, alla rassegna Vivaci, che è andata benissimo, è andata bene in tutti i locali, è andata bene anche da me, grazie comunque al gruppo Vivaci, che è andato veramente bene. E grazie anche a Michela Lì, che stasera l'ho visto seduto sotto l'ulivo sdraiato e non l'ho disturbato. E poi volevo fare un commento personale a Mad, perché voglio dire, Mad, ti prego, spendi le tue parole per questa manifestazione. Ad Acireale, come dici tu, va tutto di merda, però voglio dire, guarda Acireale come risponde alle serate, perché ha fame di stare fuori, stare insieme alla gente. Grazie davvero. Grazie anche a Luigi Pennisi, che ogni tanto mi risponde malamente, però io ho un grandissimo rispetto per Luigi Pennisi. Voglio parlare del gruppo Fan City in questo momento, perché voglio bene a Michele, perché per me il gruppo Fan City, prima di essere Mad, è Michela Lì. No. Vabbè, dai. Va bene, Michele, però per me è Michela Lì, per una questione personale, non per una questione, voglio dire. Non è una questione di gerarchia, è una questione personale. E quindi dico grazie al gruppo Fan City nella persona di Michela Lì. Voglio ringraziare il sindaco Nino Garozzo, che è venuto non alla mia serata, a tutte le serate di Vivaci, tranne alla mia, cioè a nessuna. Io lo voglio bene al sindaco, perché comunque tra le mille qualcuna buona l'ha fatta. Qualcuna buona. Mi sta suonando il telefono, Aspetta, c'è una. Rispondo in diretta a Luca Bella. Luca, mi ha telefonato Alessandro, dice che il ghiaccio ci sta pensando. Fratello, devi prendere tutto quello che puoi prendere. Ci penso io a te, stai tranquillo, vai, sereno. Forse ci siamo capiti, vai sereno. Chiama i posteggiatori, gli dici che intanto siamo sei della zona, dopodiché sei ospite mio, chiaramente, come sempre. Sei mio amico. Bravo, grazie. Un'altra telefonata da parte di Alessandro Scavino, tuo collega di stampella. Abbiamo avuto una lunga discussione. Alessandro! Collega di stampella di Michela. Ah, scusate. Ha chiuso, allora lo richiamo. Ma nel frattempo noi la chiudiamo. Michele, ma che devo fare io con queste due consorzioni? Due succhi di frutta. Scavino, se non chi è collega di stampella di Michela Lì, dimmi. Va bene, salutiamo. Va bene. Mi voleva salutare Michele. C'è la valle, mare. Mario, carabinieri, c'è a dire che siamo da zona. Va bene. Bravo, di chi è più avanti? È Capomolini la saga del pesce spada. Bravo. Lo metti in viva voce, aspetta, Scavino. Eccolo qua. Scavino in viva voce. Sei in viva voce. Michele. Mare, sei mia voce registrata nella telecamera. C'è l'intervista. Chi messi alla... che stai registrando? Ma c'è un'intervista, l'intervista presuppone delle domande. Vuoi parlare a ruota libera così? Devi cercare di... Vuoi parlare a ruota libera? Dare le risposte. No, non è quella, l'intervista di Marzulliana così, memoria. No, io ti dico, se tu non c'eri.
devi soltanto ricucire i fili che ha diverto tuo fratello. Interpendentare è stato devastante, quindi devo riprendere. Avessi sentito magari come si concludeva l'interpendentario, forse potevo riprendere. Lo diciamo così, noi. Si concludeva bene o si concludeva male, quindi devo riprendere. Molto male. Una telefonata. Addirittura. Beh, sai, il momento di euforia ci sta, che voglio dire, che uno si scaglia anche un po' contro chi vuole. È uno sfogo, prendiamolo come uno sfogo, ci sta. È caruso e ci sta. Viene il momento in cui però bisogna costruire. Dopo lo sfogo ci vuole la costruzione. E oggi è un momento di costruzione, perché mettere assieme così tanta gente, voglio dire, significa costruire relazioni. E speriamo che da qui a qualche tempo queste relazioni migliorino, no, Cireale? Del resto questa è un'iniziativa dei privati. E speriamo che Ciao, come stai? Posso? Bene, che stai qua? Sono nel corso di un'intervista che puoi però seguire anche tu. No. Ma ci sei anche tu? No, è dinamica. Okay. Dinamica. Va bene, grazie. Ciao Cristian. A Cristian Ruggeri, no, è già qui dentro. Si vede lui, è un fisico robusto. Per tornare al ragionamento, quindi, occorrerebbe che qualche supporto pubblico, ma non economico, ma non serve economico, serve un supporto, diciamo, di favorire questo tipo di iniziative, per esempio mettendoli in rete, tante cose. Chissà che non ci riusciremo domani. Ce la facciamo? Ah sì. Con Dario no, lo sappiamo. Lo puoi chiudere scusandoti con tutti quelli che ho preso. Ma non lo capirebbe, non lo so, lo capiranno. No, capiranno. C'è stato pure Sara. Sara è intervistato? Sì. Allora mi scuso per tutti i fichere che sono passati prima di questa mia dichiarazione. Mi scuso per loro, ma comprenderete il momento, l'ora. Sono quasi 1:20. È normale. Cioè, stiamo andando. È tardi. Allora, la gente salutiamo. Non se ne vuole andare. Ciao. Salutiamo con Fighiera Padre, tocca l'intervista. Può parlare. Ti è piaciuta la serata? Buona. Ce n'è la gente? No, nessuno. Un po' agitato.